Voi, da quella parte, non lasciatemi scappare! Tu, di là! Gwendolyn è al sicuro. Grace la proteggerà. Arrendetevi! No, Paul! Vivere a casa di mia nonna, Lady Arisa, è una punizione vera e propria. Concezione del mondo stile XIX secolo e una cugina che crede di essere l'ottava meraviglia del mondo. Charlotte, tesoro. Charlotte soffre di un raro difetto genetico che si dice la renda di inestimabile valore. Non può essere paragonata ad un qualsiasi altro adolescente. Da quando ne ho memoria hanno sempre nascosto questo orribile segreto. La mia prozia Maddie afferma persino che un giorno quel gene le permetterà di viaggiare nel tempo. Ma si sa, lei ha da sempre un debole per il sovrannaturale. Una responsabilità enorme attende la mia cara e amata nipote Charlotte. Oh, alla salute di Charlotte. Salute. Salute. Gwendolyn. A differenza degli altri, almeno mia madre e mio fratello Nick provano ad essere normali, anche se in questa famiglia è praticamente impossibile. Gwendolyn, metti via quella fotocamera. Gwendolyn, c'è la torta. E questa sono io. Arrivo. Bollata come la pecora nera della famiglia. Oh, Gwenny, non devi cercare di compensare il tuo aspetto modesto con un abbigliamento di cattivo gusto. Così non troverai mai un accompagnatore per il ballo della St. Lennox. Bella festa, davvero. Tra poco tutti balleranno sui tavoli. Gwendolyn, il silenzio è una di quelle virtù che le ragazze della tua età, mia cara, dovrebbero già possedere. Non avevo dato dei soldi a tua madre affinché ti potesse acquistare un vestito adeguato? A proposito, domani è anche il tuo compleanno. Forse è meglio che approfitti ora. Sarebbe un peccato buttare questa torta. Che bello vederti. Lady Arisa. Gideon. Charlotte, buon compleanno. Ti ringrazio. Sarebbe così gentile da portarci 3 calici di champagne? Sì, cosa? Sì, perché no? Mi dispiace. Gwendolyn, guarda che cosa hai combinato. Tutti pensano che io sia una totale nullità. Oh, vieni qui. Ecco. E purtroppo anche io mi sento un po' così. Gwen? Ciao.
È quello lì? Quello col codino? Lui e Charlotte sono una bella coppia. Pensi davvero che stiano insieme? A me non importa. Lei può fare ciò che vuole con quel damerino. Almeno ora il suo vestito è rovinato. Charlotte. Charlotte. Signor Berland, il vestito. Gwen. Assurdo. La tua famiglia ha più segreti dei servizi segreti e di controspionaggi inglesi. È anche meglio di una soap opera. Bel vestito. Dove porteranno Charlotte? A Temple, nella loggia del conte di Saint-Germain. E che tipo di loggia è? Una loggia segreta, vero? Sono un gruppo di fanatici, di vecchi cospiratori che si considerano incredibilmente importanti. E perché lui si trova qui? Anche lui è uno di quei cospiratori. Gideon de Villiers ha un analogo problema a quello di Charlotte. Quindi anche lui è uno speciale portatore del gene, giusto, zia Maddie? Nella famiglia dei de Villiers il gene si trasmette alla discendenza maschile, in quella dei Monrose a quella femminile. La cosa non ci riguarda. Fortunatamente non è un nostro problema. Per molti secoli i guardiani della loggia hanno atteso questo giorno. Oggi saremo testimoni dello splendere dell'ultima gemma del cerchio. Il tempo è in movimento. Rubino costituisce l'inizio. La fine è predetta. Hai scoperto che cosa è successo a Charlotte in quella strana loggia? No, non mi ha detto niente. E tua zia Maddie? Non è una fonte attendibile. Dopo aver consultato le stelle ha detto che diventerò la reginetta del ballo. E questa mattina nei fondi del caffè ha letto che mi attenderà una pioggia di fagioli. Cosa? Oh no, di nuovo. Comunque questa roba ha un sapore disgustoso. Se vuoi ti rovescio addosso anche la mia. Lo faccio volentieri. No, grazie. Sei davvero un'imbranata, Gwenny. Ignorala. Senti, ho parlato con Gordon e ha un fratellastro che potrebbe accompagnarti al ballo. Però gli dovresti comprare il biglietto per venire dall'Essex. Gwenny? Non so se ha voglia di venire al ballo. Smettila con questa assurdità! Sei proprio una pazza. Senti chi parla, sei tu che hai quella mutazione genetica. Quello è un dono, Gwendolyn. Ha qualcosa a che fare con il tuo compleanno, vero? Ti sentivi male? Loro ti hanno fatto qualche esperimento in quella loggia. E quel tipo, anche lui era lì. Gideon? Certamente. Io e Gideon siamo stati preparati per anni al nostro compito. Insieme. Allora, Charlotte, dimmi qualcosa, tesoro. Sono ancora qui, come puoi vedere. Ti gira la testa. Dicono che inizi tutto così. Charlotte, Gwendolyn, va nella tua stanza, per favore. Signor Bernard! Gwendolyn, angelo mio, vieni a sederti vicino a me. Vieni a farmi compagnia per un po'. Dimmi come ti senti, tesoro. Glenda mi irrita davvero tantissimo. Avverti qualcosa? Sì, avverti qualcosa. Dov'è la diarisa? È qui accanto che parla al telefono. Ma lo fa così piano che non ho capito niente. Dimmi un po',
Secondo te, tra quanto Charlotte si dissolverà davanti ai nostri occhi? I Devillier ci attendono a tempo. Su, a andiamo. Posto. Arroganti sfacciati, quei Devillier. Perché sono tutti così sicuri che sia Charlotte ad avere quel gene? Da me non otterrà informazioni. Tua nonna sarebbe disposta ad uccidermi. Era presente una strana disposizione astrale durante la nascita di Charlotte. Il signor Newton ha previsto tutto questo. Il nostro lattaio ha previsto la data della sua nascita? No, Isaac Newton, il matematico. Oh, a volte è meglio essere e rimanere ignoranti. La loggia possiede una macchina del tempo, nascosta sottoterra. La chiamano cronografo. Oh, sì, certo, ne ho sentito parlare. Oh, hai mangiato l'ultima. Non è che ti andrebbe di andare al negozio a comprarne un altro po'? Vado a prendere un po' d'aria e a comprare le tue caramelle. Cara, ti senti bene? Cosa? Ho rubato, no, non è vero. Ma è vestito. Cosa? Perché? Per quale motivo? Deve essere una pazza. Adesso ho capito. Perché ti è trovi una pazza? Da dove vieni? Io abito lì, lassù c'è la mia stanza. Tu, lì, in quella casa. Avanti, andiamo. Ora scoprirai che cosa facciamo alla gente come te. Oh! Leslie, è stato tremendo. Volevano mandarmi in prigione e poi anche in manicomio. Hai fatto un viaggio nel tempo? Sì. Oh, io sono pazza. Come quella gente che afferma di essere stata rapita dagli alieni o... Ascolta, cos'è peggio? Che sia pazza o che sia stata davvero nel passato? Ascolta, sei tu la portatrice del gene, non Charlotte. Il gene... Permette di viaggiare nel tempo, questa è la spiegazione. No, no, non può essere così. E perché ce l'ho io? Quel Newton non può aver commesso un simile errore. L'uomo con la mela, gravitazione universale, bla bla bla. Poi calcolo infinitesimale. Mai sentito, trascendenza delle spirali, ottica, bla bla bla. Di nuovo legge di gravitazione. Credi... Che la trascendenza delle spirali suoni come viaggio nel tempo? Onestamente no. Pensi che quel Gideon, anche lui, viaggi nel tempo? Sì, ed ora in poi viaggerete insieme nel tempo. Già vi vedo mano nella mano durante l'esecuzione di Anna Bolena. Che romantico. Non sei divertente, io ho paura. Dove ti trovi? Millennium Bridge. Oh no. Va via da lì, se succede di nuovo e torni in un momento del passato dove quel ponte non esiste, cadrai nel Tamigi. Cosa? Pensi che accadrà? Di nuovo? Sì, svelta, torna a casa e parlane con tua madre. Conte di Saint-Germain. Mamma! Devo... Perché una brava ragazza, perché una brava ragazza, perché una brava ragazza, una brava ragazza, nessuno la può negare.
Che tutti i tuoi sogni si possano avverare, tesoro. Che bella, grazie, mamma. Apparteneva a una persona davvero speciale. Ti proteggerà. Lady Arisa non avrebbe mai approvato una festa del genere. Ragione in più per festeggiare, signor Bernard. Posso avere la camera di Charlotte se lei resterà nella loggia? Che cosa succederebbe se Charlotte non avesse quel gene? Perché fai questa domanda? Zia Maddie, ti senti bene? Santo cielo, che cosa? Zia Maddie? Lasciala, ha una visione. Lucy, un uovo di zaffiro, un corvo battendo le ali è uscito da lì, il tempo stringe, l'uovo si romperà, Lucy no! Gwendolyn è caduta, Gwendolyn è caduta! Fai attenzione, Gwendolyn! Zia Maddie, stai tranquilla, sono qui, mamma! Zia Maddie! Oh, Gwendolyn, promettimi che ti prenderai cura di te stessa, promettilo, Gwendolyn! Prometto. Che cosa hai visto? Un uovo di zaffiro, un corvo che sbatteva le ali, un orologio su una torre e Lucy. Era esattamente uguale ad allora. Chi è Lucy? Tua cugina. È scappata di casa quando aveva 17 anni, per amore e per stupidità. È stato un vero scandalo. Da quel momento nessuno parla più di lei qui. Tu credi a tutto? Intendo alle visioni di zia Maddie. A volte penso che in questa famiglia tutti abbiano un po' troppa fantasia. Vivremmo più sereni se ci limitassimo a credere a ciò in cui crede la gente normale. Dove arrivi? Pigiama grazioso. Tu sei morto quando avevo 6 anni. Sì, lo so, ma non è ancora successo. Siamo solo nel 1994. Ci incontreremo molto spesso. Questo è il tuo primo viaggio nel tempo? Il secondo. Sai se finiranno. Gwendolyn, abbiamo poco tempo, ascoltami. A ciascun viaggiatore viene assegnato il nome di una gemma. Tu sei il rubino. Ti ho lasciato un messaggio. Tutti gli occhi saranno puntati su di te. Dobbiamo vedere l'orso subito. Svelta, Gwendolyn, nasconditi. Vai! Tua figlia Grace li ha aiutati a fuggire. Che incoscienza! I traditori Lucy e Paul hanno rubato il cronografo e sono fuggiti nel passato. Era quello che temevamo. Com'è possibile che vogliano ostacolare la nostra causa?
E perché la famiglia Monrose è di nuovo al centro di tutto questo? Non si fidavano di voi, non dovevate mentirgli. Hanno scoperto. Qui e anche qui. Speravo che non succedesse di nuovo. Sono una pazza svitata, Leslie. Sì. Ed è per questo che mi piaci. Mio nonno lo ha sempre saputo. Non era sorpreso nel vedermi. Ah, c'è dell'altro. Mia cugina Lucy. Ecco una sua foto dell'album di famiglia. Anche lei aveva quel gene. È fuggita con un certo Paul de Villiers. Eccoli insieme al ballo della St. Lennox. Ancora un de Villiers? Mi pare che non assomigli per niente a Gideon. Gwen, sai per caso che tipo di vestito indosserà Charlotte al ballo? L'avrà fatto realizzare su misura. Non ne ho davvero idea. Allora, hai deciso tu di non andare o non sei stata invitata da nessuno? Siamo occupate a scrivere un articolo. Sì, infatti. Secchione sulla pista da ballo, le ragazze inglesi tra stereotipi e lussuria. Scommetto che Charlotte diventerà reginetta. E io che il vostro cervello è vuoto come bolle di sapone. Come, cosa? Prego? Ok, ho fatto ricerche tutta la notte. È un articolo sensazionale, sento aria di premio Pulitzer. Allora, questo conte di Saint-Germain o è davvero in gamba o è un grande imbroglione. Si dice che fosse immortale. Fondò la loggia nel 1745. Ma che fa questa loggia? Si comportano come se minimo dovessero salvare il mondo. Se vuoi la mia risposta, secondo me c'è sotto qualcos'altro. La conquista del mondo, come spesso accade in James Bond. Dobbiamo scoprire cosa c'entro in tutto questo. Visto che Charlotte non può esserti d'aiuto, bisognerebbe rivolgersi a Gideon. Dovresti solo spiarlo un po', non dovrebbe essere difficile. Prova a usare le armi che ha una donna. Stai scherzando, vero? Con quel damerino. Saremo di nuovo nei guai se arriviamo tardi a lezione. Accidenti, un'altra volta. Davvero? Ora? Oh no, in bagno, lì nessuno può vederti. Gwenny! Cosa succede qui? Questa è di Gwendolyn Shepherd? Dove è andata? Oh, signor Whitman, salve. Qui, Gwendolyn. Qui? Beh, no, cioè, sì. Che cosa succede? Si è sentita male ed è corsa in bagno. Un virus, diarrea, nausea, eruzioni cutanee schifose e anche contagiose, davvero. Non mi mentire, Leslie. Aspettate un attimo. Fermatevi un minuto, posso spiegarvi tutto. Non voglio sentire nulla. Non è andata così. Non ho bisogno delle vostre spiegazioni, Monsieur de Villiers. Per favore, calmatevi un attimo, è già tutto molto complicato. Sarebbe stato più facile se non mi aveste ostacolata. Dobbiamo tornare indietro, il conte noterà la nostra assenza. Mi sembra così familiare. È diverso, non è come dicono. Devi indagare su ogni cosa. Non lasciare che ti manipolino. Devi credere nelle tue capacità. Ora state facendo un monologo? O c'è qualcuno? No, nessuno. Una spia? Gideon, non c'è nessuno. Al signor Whitman che stavi vomitando l'anima, mi ha quasi strangolata. Leslie, mi è successa una cosa molto strana. Ci credo bene. Il fegato va qui. C'erano due me. Gwen, non puoi continuare così. Ora chiamo tua madre al lavoro, va bene? Ecco. Non mi capacito. Nel passato, ad un ballo, tu hai baciato un ragazzo sconosciuto e non ricordi neanche cosa si prova. Non ero io a baciarlo, era l'altro mio strano doppione. Ok, avevi gli occhi aperti o chiusi? Leslie? Concentrati, era un primo bacio o un bacio genere ce lo siamo già dato? Gwen, vieni, sali in macchina, andiamo!
Quindi quello che diceva zia Maddy non erano cavolate. Lei non è sì, pazza, tesoro io sempre... mio. Ora ti porto alla loggia del conte di Saint-Germain. Da quella setta? Adesso, subito. Scordati. Sono gli unici che possono controllarti. Magari non ho il gene, può esserci stato un errore. Gwendolyn, ascoltami bene, d'accordo? Non è un gioco, capito? Se capitasse di nuovo, potresti trovarti, che so io, durante il grande incendio di Londra del 1600 e la tua uniforme brucierebbe come un fiammifero. Bene, eccoci qui. Che posso fare per voi? Oh, ma è lei, signora Monrose. Shepard, mi sono sposata. Devo parlare subito con Falk de Vie. Desolata, è in riunione con gli altri. Gli dica che ho portato Rubino. Come, prego? Pensa che io stia scherzando. Come mai conosci questo posto? Mio padre, tuo nonno Lucas, era il gran maestro della loggia. Si occupano di miti antichi e di persone che viaggiano nel tempo proprio come te. Come? Ma quante ce ne sono? Che io sappia 12, ma la maggior parte di queste sono morte. Tu sei l'ultima. Mamma, ti rendi conto di come tutto questo suoni strano? Grace, che piacere rivederla. Thomas George, non tutti sono felici di vedermi come lei. È successo in un lampo, io non ho fatto niente, ma ad un tratto, puff, non so dove fossi. C'era un carro con dei cavalli e una donna con una cuffietta di merletto e aveva mele e pane. Ha pensato che fossi una ladra, ma io... È tutto vero quello che stai dicendo, Gwendolyn? Lei e Rubino, è ciò che cercavate. Questo è impossibile. È Charlotte la portatrice del gene. Il giorno della sua nascita è stato predetto. In verità, Gwendolyn è nata lo stesso giorno di Charlotte. Come? Io e suo padre abbiamo corrotto l'ostetrica per falsificare la data di nascita. Questa donna pensa davvero che crederemo a una sola parola di quello che ha detto? È stata lei ad aiutare Lucy e Paul affinché fuggissero. Un momento, avete falsificato la mia data di nascita. E questo che c'entra con Lucy? Speravamo che non fossi tu la portatrice di quel gene, ma Charlotte. Questo è davvero inaudito. Gwendolyn ha il d'aiuto come due piedi sinistri e ha un'intelligenza grande quanto un fagiolo. A quanto pare mia sorella è disposta proprio a tutto pur di tornare al centro della scena. Sarei ben felice di lasciare a Charlotte il posto da cavia che l'aspetta con questi pseudoscienziati ossessionati dall'esoterismo, credimi. È davvero da irresponsabili. Spero che tu sia in pace con la tua coscienza. In più, per peggiorare le cose, hai preso questa decisione con quel fallito. Sei ancora geloso, Falk, dopo tutti questi anni. Oh, Grace, purtroppo non hai ancora capito. Hai egoisticamente messo la tua misera felicità sopra i nostri ideali condivisi. E con quale risultato? Voglio che Gwendolyn sia protetta dai viaggi nel tempo che non può controllare. È tutto quello che ti chiedo. Se ci sta dicendo la verità, presto ci sarà un altro viaggio nel tempo e dovremo essere preparati. Prenditi cura di lei. Non si può andare da un semplice dottore. Mamma. Gwendolyn, va con loro. Sfortunatamente sono gli unici che possono aiutarti. Ti aspetterò alla reception. Qui non c'è più aria. Non si preoccupi. Gli pseudoscienziati ossessionati dall'esoterismo non mordono. Non prenderò parte a nessuno dei vostri bizzarri esperimenti, sappiatelo. Una volta suo nonno mi raccontò che già da piccola dimostrava di essere una bambina molto testarda. Questo l'aveva impressionato. Lui era un buon amico e la sua assenza in questo luogo mi rende ancora molto triste. Chi è quel bambino? Un bambino? Qui? Venga con me, le presento Gideon. Ecco, veramente... Gideon? Lei è Gwendolyn Shepherd. Gwendolyn, lui è Gideon de Vie. Sì, abbiamo già avuto il piacere. Il mio vestito è ancora in lavanderia. Oh, hai dovuto portare dei jeans, mi dispiace. Con tutta probabilità, Gwendolyn sarà la nostra nuova Charlotte. È uno scherzo, vero? È una storia complicata. Farebbe meglio ad andare nella sala del drago e lasciarsi spiegare tutto.
Gwendolyn, il gene che possiede la fa spostare in un tempo indeterminato del passato. Se nel presente si trova su un grattacielo viaggiando nel passato, potrebbe ritrovarsi in una guerra o atterrare su un rogo. Ma se il passaggio avviene mentre è qui, il suo approdo nel passato sarà sicuro. Ecco, prenda. Questo è il simbolo di riconoscimento nel caso incontrasse durante i suoi viaggi uno dei nostri. Quando accadrà di nuovo? Nessuno può prevederlo con esattezza. Ogni viaggiatore è diverso dall'altro. Il conte di Saint-Germain era il quinto dei 12. Si dice che da giovane fosse capace di effettuare fino a 7 viaggi al giorno. Puoi immaginare quanto fosse difficile la sua vita. 7 volte al giorno? Questo è terribile. Nessuno può fermarli. Se lei è davvero Rubino, allora potrà trasmigrare in tutta sicurezza con il cronografo. Trasmicosa? Trasmigrare, sì. Ovvero potremmo prevenire i viaggi nel tempo che non riesce a controllare e inviarle in un posto sicuro nel passato per un paio d'ore. Abbiamo solo bisogno di poche gocce del suo sangue. Una macchina del tempo che va a sangue? Sì, possiamo definirla così, ma in realtà tutto è basato su scienza esatta. Ma se Lucy e Paul hanno rubato questo cronografo, come fa ad essere ancora qui? Ottima domanda. Esiste un secondo cronografo che fortunatamente siamo in grado di mettere in funzione e utilizzare. Vuole chiedermi altro? Nel mio viaggio nel passato alla St. Lennox, io mi sono vista lì, era un mio doppione. Sì, direi che è possibile. E cioè, ecco, voglio dire, potrebbe ricapitarle viaggiando in futuro. Può succedere. Naturalmente noi cerchiamo di evitarlo perché può portare a delle complicazioni. Nel passato, spesso non c'è luce. Gradisce un altro biscotto ripieno d'arancia. Charlotte, aspetta un attimo! Sintomi fantasma! Tutto questo è terribilmente umiliante. Ma tanto lo so, a te non importa nulla. Non me ne importa nulla. Tutta la situazione è incredibile. Tua cugina se ne pentirà. Ah sì, davvero? Ci penserò io. Noi due ci siamo preparati insieme per anni. Lei non ha la tua eleganza. E io dovrò istruirla. Oh, certo, povera Gwendolyn. Ci sono tanti pericoli che l'attendono. Pensa alle possibilità che potrei avere ora, lontano da qui. Ma io non voglio nient'altro che stare qui, insieme a te. Il sangue romperà il lucchetto e troverai tutto ciò che è stato scritto su di te. Fidati della tua magia. Fantastico. È durato 45 minuti. Gwendolyn, come va? Si sente bene? Ha visto qualcuno? Sto bene, non c'era nessuno. Ho visto solo un topo. Questa nuova situazione manda a monte il nostro piano. Gwendolyn, non hai il tempo di recuperare quello che ha perso. L'etichetta, il francese, la scherma, le danze, i termini storici.
porterò la missione a termine da solo. Sono abbastanza brava in storia. Sono sicuro che invece Gwendolyn ci stupirà. Davvero? Chi regnò in Inghilterra dopo Giorgio I? Giorgio II? Quale dinastia ha spodestato gli Stuart nel 1702 e perché? Ecco, conosco la risposta. Già, soltanto sì, cercare... certo, non sa neanche rispondere a una domanda. Charlotte è stata formata per essere la mia partner, lei è ancora una ragazzina. Gwendolyn è Rubino. Lei merita protezione e assistenza dalla loggia. Un momento, ricominciamo. Avete bisogno del mio sangue per inserirlo nel cronografo. Per evitare viaggi nel tempo che non può controllare e per poterli regolare. E quindi potrò usarlo per andare nel passato ogni volta che vorrò. In teoria sì, in pratica è la loggia che sceglie il periodo e la durata del viaggio nel tempo. E se volessi rifiutare? Subirebbe l'alternarsi incontrollato del tempo e non sopravviverebbe a lungo. Vuole che chiami il signor George affinché le spieghi cosa può succedere? No. Allora, procediamo. E dove si trova il cronografo? L'ultima ragazza che mi ha posto la stessa domanda era la sua graziosa cugina Lucy, che poco dopo lo rubò. Chissà perché l'avrà fatto, visto che qui sono tutti così gentili. Ha perso la retta via. È tutto molto triste. Accidenti! Ma che cos'è? Meglio che non lo sappia. C'è nessuno? Oh, benvenuta! Io sono Madame Rossini, mi occupo del tuo guardaroba. Non possiamo permettere che tu viaggi nel tempo con questa terribile uniforme scolastica, n'est-ce pas? 45 e ora il fianco. Oh, una bella ragazza snella. Io penso che potremmo usare qualche vestito che avevo preparato per l'altra ragazza. Io quei vestiti non me li metto. Fammi la cortesia, indossa questo. Ma... ma Charlotte è più alta e più slanciata di sì, me. Sì, quella bella ragazza rossa. Ah, oh, carino. È divertente ogni tanto vestire delle brune per cambiare un po'. Perché servono tutti questi vestiti? Per le missioni, mio piccolo collo di cigno. Per le missioni. Di quali missioni parla? Le mystère. Le mystère. Io sono soltanto la tua sarta. Rosso Rubino, che ha la magia del corvo nel cuore, chiude il cerchio dei 12 in sol maggiore. Non lasciarmi sola. Niente paura, non ti accadrà nulla. Ex hoc momento pendet eternitas. Da questo momento dipende l'eternità. Sui 12 pilastri il castello regge il tempo. Devi trovare la tua magia. Gwendolyn Sophie Elizabeth Shepard, l'ultima appartenente al cerchio di sangue. Prometti di onorare e seguire sempre il conte di Saint-Germain? Custodirai il nostro segreto e lo difenderai con il tuo sangue. Scusate, posso sapere cos'è il cerchio di sangue? E come posso seguire una persona morta secoli fa? E che cosa intendete per missione? Gwendolyn, non è questo il momento adatto. Mio padre non era un fallito e mia madre avrà avuto i suoi motivi per non fidarsi della loggia, quindi perché io dovrei? Tu sei Rubino. Noi siamo qui per servirti. Tu sei unica, preziosa e speciale. Presto imparerai ad accettare il tuo raro dono. Grazie.
va tutto bene, Gwendolyn. Come ti sentiresti se scoprissi che tua madre ti ha mentito per tutta la vita? Volevo proteggerti da quella loggia, mi devi credere. Non volevo che ti facessero il lavaggio del cervello con i loro pazzi ideali. Si celebrano come uomini di valore e l'elite che ha il diritto di dominare sugli altri. Il nonno era coinvolto in questo. Per tutta la sua vita cercò di convincere la loggia a cambiare quegli ideali. Anche perché già sapeva che una delle sue due nipoti era la portatrice del genere. Ascoltami bene. Non fidarti di nessuno. Che cosa hanno fatto con Lucy? Perché ha deciso di rubare il cronografo? È passato tanto tempo, io ero piccola. È a causa dell'immenso potere che scatena quando il sangue di tutti e 12 viaggiatori del tempo saranno caricati in quell'oscura macchina. Lucy e Paul volevano impedirlo. Per quale motivo? Ah, tesoro, non ne ho davvero idea. Io ho creduto a Lucy, lei era così disperata quando venne da me. Sembra che tu ti sia fidata più di Lucy che di me in tutti questi anni. Tu non rovinerai tutto quanto! Non lo farai! Charlotte, mi dispiace tanto, devi credermi. Stai lontana da Gideon, hai capito? A Gwen per il suo 16° compleanno. Gwen! Sto già dormendo! Leslie? Sì, ora. No, non ho dormito molto. Voglio ottenere più informazioni da quel damerino di Gideon Devilliers, a meno che non sia lui stesso a rivelarmi qualcosa. Già, è così pieno di sé. Signorina Gwendolyn, sto procedendo con i suoi documenti, ma avrei bisogno ancora di alcune informazioni. Segno zodiacale, assicurazione sanitaria, ha il tesserino delle vaccinazioni? Il tè lo beve con lo zucchero? Sì. Ecco a lei la sua carta di credito. E a cosa mi servirebbe? Mia cara, devo spiegarglielo io. Concerti, scarpe, cibo, cosmetici, cinema, qualunque cosa le serva. E non ha limiti di spesa. Significa che posso comprare ciò che voglio. È Rubino, può avere tutto ciò che vuole. E se volessi donare 2000 sterline al ricovero per gatti della madre della mia amica Leslie? Le sarei grata se dopo mi portasse una ricevuta. Tenga. Ora la firmi. Provavi qualcosa per Grace Monrose? È stato tanto tempo fa. Le donne Monrose sono sempre state ribelli. Devi ricordarlo con Gwendolyn. Uno dei miei compiti più facili. Le relazioni amorose tra i Devilliers e i Monrose non nascono sotto una buona stella. Nessun problema, Falk. Gwendolyn non è affatto il mio tipo. C'è la nostra piccola Rubino. Stai attento, o rischiamo di perdere anche lei. Tutti voi pensate che io sia una tonta, vero? Forse un po' maldestra, sì. L'ultimo portatore del gene nella tua famiglia ha rubato il cronografo con il sangue dei primi 10 viaggiatori nel tempo.
ma l'ha fatto anche con l'aiuto dell'ultimo portatore del gene della tua famiglia e magari avevano un buon motivo per volervi impedire di completare il cerchio di sangue. E chi ti dice che volevano impedirlo? Nel momento in cui il cerchio di sangue sarà chiuso, il possessore del cronografo riceverà un potere immenso. Lucy e Paul volevano il potere tutto per loro. Andando nel passato, Gideon ha recuperato il sangue di 6 dei 12 viaggiatori e l'ha inserito nel secondo cronografo in nostro possesso. Ne mancano solo 4: Giada, Opale, Zaffiro e Tormalina. E quindi tu chi sei? Che tipo di gemma? La più resistente, il diamante. Tuttavia abbiamo un problema con Margaret Tilney, la Giada. È la nonna di sua nonna ed è nata nel 1884. L'ho incontrata ieri nell'anno 1902 e mi ha detto che vuole parlare con te e che solo a te darà il suo sangue. Con me? Sì, ha detto Gwendolyn Shepherd, non ti chiami così? Sì, ma come fa a sapere il mio nome? Glielo potrai chiedere tu stessa. Ah, questo è un vestito estivo molto elegante. Le donne del 1912 preferivano nascondere le forme più che mostrarle. Lei crede che mi starà bene? Il meglio deve ancora venire. Voilà! Abbiamo trasformato il brutto anatrocolo in uno splendido scimmio. Allora, piccoli passi, mento in alto e petto in fuori. E inchino. Posso almeno indossare le mie scarpe? Questo è fuori discussione, ancora un fa. Piccoli passi, mento in alto e petto in fuori. Mostra ciò che sai fare. Ma guarda, bel cappello. Bei baffi. Tricheco. Ah no, direttore di un circo. Questo non è affatto un concorso di bellezza. Qui la cosa che conta è... l'autenticità. Giusto, madame? Sì, esattamente. Attenzione. La seduta. Schiena dritta, piedi paralleli e prendi la tazza del tè. Adattarsi è il miglior travestimento. E che c'entra col mio modo di sedermi? Serve a inserirsi in una catena di eventi che sarebbe pericoloso interrompere. Nel peggiore dei casi potresti anche non nascere. Torniamo a noi. Prendi delicatamente la tazza dal manico, come fanno le signore, e poi solleva un pochino il dito mignolo, così. Mm-hmm. Brava, perfetto. Sono proprio stanca di essere presa in giro. Lei è un piccolo ribelle maleducato. Non si ride delle signore. Ruberei subito il vostro cronografo se potessi sapere dove si trova. Fate bene ad avermi bendata. Non si fidano di te a causa di tua madre. E tu ti fidi di me? Io non permetterò che tu rovini il mio lavoro. Che fai? Attento, non sono un carrello del supermercato. Permetti? Sei nervosa? Che cosa faccio se ci sono fenomeni soprannaturali? Demoni, fantasmi, alieni, vampiri? Non essere sciocca, Gwendolyn. Ma che... Resta vicino a Gideon e ascolta quello che ti dice. Per quanto si impegni, non credo che ne sia capace. Invece posso farlo. Adesso basta. Ora lavorate insieme. Sarete una giovane coppia amichevole, educata, dell'alta società, è chiaro? Avete a disposizione uno spazio temporale di 3 ore. L'operazione Giada può iniziare. Destinazione 16 aprile 1912.
Il cielo è nuvoloso e ci sono circa 10 gradi. Sono previste forti piogge la sera. La parola d'ordine è Omnia vincit amor. L'amore vince su tutto. Sei pronto? Sì. Avvicinati, è il tuo turno. Ai! Non muoverti. Francis Drake, pirata della regina. Benvenuta nel passato, signorina Shepard. Ha fatto un buon viaggio? Siete rimasta impressionata, Mademoiselle Shepard? Potete dirlo forte, Monsieur de Villiers. Potete dirlo forte. Siamo capitati in un buon anno. E in una buona giornata. Oh, mio Dio. Hai voglia di scherzare, vero? Coprili con la gonna. Begravia, abbiamo fretta. Sì, signore. Ma che bello! Gwendolyn, sono così felice di poterti incontrare. Grazie, anch'io lo sono. Come sei graziosa. Non è un amore? Lady Tilney, sono qui per la stessa richiesta di 10 anni fa. E io ho sempre la stessa risposta. Non avrete il mio sangue, ma venite, andiamo di sopra. 10 anni? Per lei sono passati 10 anni, ma per me soltanto un giorno. Una chiacchierata davanti ad una tazza di tè è sempre piacevole. Quindi? Bravo, ragazzo. Lady Tilney, come fate a sapere il mio nome? Ho ricevuto altre visite dal futuro, questo accade spesso. Quegli stivali sembrano comodi. Si tratta di una nuova moda? Sì. Le vostre sono carine. Lady Tilney, commettete un grande errore a fidarvi delle persone sbagliate. Glielo dico anch'io. Le dico sempre, fate un grande errore a fidarvi delle persone sbagliate. Fare un altro passo. Paul, guardate chi è venuta a trovarmi. Gwendolyn Shepard. Vado a cercare Lucy. Gwendolyn, sei proprio tu. È incredibile. Sei così cresciuta e bella. Lasciala in pace, andiamo via. Perché così in fretta? Non le farò del male. Cosa volete da noi? Mi chiamo Paul, Paul de Vie. È alquanto buffo che tu mi dia del voi. E io trovo buffo che voi mi conosciate. Non gli parlare. Sono certo che il mio amato fratello Falk ti abbia addestrato per ottenere anche con la forza ciò che necessita il nuovo cronografo. Fino ad ora hanno collaborato tutti. Perché non conoscono le conseguenze? No, perché loro non vogliono distruggere il lavoro che la loggia compie da secoli. Loro vi hanno plagiato. Il cerchio di sangue non deve essere chiuso. Il conte non è così altruista come pensa la loggia. Noi conosciamo la verità. Tutte bugie quelle che escono dalla tua bocca. Gwendolyn...
sei davvero tu, Gwendolyn. Lucy, il mio ciondolo, è bello vedertelo indosso. Abbine sempre cura. Ma perché sei scappata e cosa ci fate qui? Dovresti saperlo, tutto dipende da te. Dobbiamo andare. No, noi restiamo, voglio scoprire che succede. Tu puoi andartene, Gwendolyn resta. Ma cosa? Lucy ci accompagnerà alla porta. Gwen, ascoltami, sei in pericolo. Abbiamo scoperto qual è il tuo ruolo in tutta questa storia, scritto nella profezia. Il conte è un uomo pericoloso, è disposto a sacrificarti, allora non deve... Non darle ascolto, mente. Cerca la profezia sul rubino, fidati della magia del corvo, la sua magia ti salverà. Non sparare! Corri! Qui saremo al sicuro da quei pazzi anarchici. Che razza di mosse erano quelle? Krav Maga, tecnica di combattimento israeliana. Offre una difesa a 360 gradi, vieni. Ringraziamo il Signore per la protezione nella sua casa. Volevano solo parlarmi. Sembrava importante. Volevano davvero impedire che il cerchio di sangue si chiudesse. Non creda una sola parola, ci hanno teso una trappola. Che intendeva dire, Lucy, riguardo la profezia? C'è una profezia per ogni viaggiatore nel tempo. Solo il Gran Maestro la conosce, è segreta. Quei due sanno qualcosa che noi non sappiamo. Non ha importanza. Loro sono i traditori. Perché ne sei così sicuro? Magari la loggia ti ha davvero fatto il lavaggio del cervello e non lo sai. Accidenti, Gwendolyn, tu incaseni tutto! Charlotte si è sempre comportata come le dicevo. Allora, Mademoiselle Shepherd. È disposta a confessarsi? Lo ammetta, ha avuto dei pensieri malvagi in questo periodo. Solo se lei ammette i suoi innumerevoli peccati, Monsieur De Villiers. Ma cosa? Santo cielo! Non dovete preoccuparvi, Mademoiselle Shepherd, manterrò il vostro segreto. Che cosa cercate in questo luogo? La casa del Signore ci offre un rifugio dagli infedeli. È inaudito fornicare in una chiesa, peccatore! Falk si arrabbierà se non torniamo subito. Sì, ma non credo che la loggia voglia dei viaggiatori del tempo affamati. Ecco, numero 121 del menù. Pollo tandoori con extra batura e mangolassi. Qui trovi il cibo indiano migliore. È un posto un po' insolito, questo. Anche noi siamo un po' insoliti. Forte per lei, Monsieur De Villiers. Benvenuto nel presente. Il fatto che conosca le buone maniere del passato non esclude che io qui abbia una vita normale. Ah, sì? E che cosa fai allora? Io studio medicina. Ma questo semestre me lo potrò scordare. E tu che cosa fai quando non tenti di avvelenare i ragazzi con il curry? Di sicuro non suono il violino e non ballo la gavotta. Suonare il violino non è poi così male. E comunque le donne lo adorano. In qualsiasi secolo. Sei così disgustosamente arrogante. Grazie. E tu sei
la ragazza più carina della terra. Il diamante è la più resistente delle gemme. È la prima volta che assaggia il curry. Ci hanno teso una trappola. Volevano Gwendolyn e probabilmente anche il suo sangue. Volevano solo parlarci. Certo, infatti dopo ci hanno sparato. Sono stati gentili, non è vero? Hanno detto che il conte è pericoloso. Ah, quei traditori. Con Charlotte questo non sarebbe successo. Sì, perché Charlotte non può viaggiare nel tempo. Non sorprende che Gwendolyn non regga il confronto con Charlotte. Se pensi questo, perché non ti cerchi un'altra partner? Posso anche concludere la missione da solo. Dunque, non vi è alcuna traccia di Paul e Lucy né nel 1912 né negli anni successivi. A questo punto possiamo presumere che si siano associati con l'Alleanza Fiorentina. Sono quelli dei Ricciarelli, giusto? Non è divertente, Gwendolyn. Vedi, l'Alleanza Fiorentina è il principale avversario della loggia da secoli. È un ordine di cristiani ortodossi che ci accusano di eresia. Lucy ha parlato di profezie durante l'incontro. Che cosa dice quella a proposito di Rubino? Non hai il diritto di fare domande del genere. Ah sì? A chi dovrei chiedere se voi siete così misteriosi? Al conte deceduto? Ok, allora viaggerò da lui e glielo chiederò. Quando posso andare? Avrai la possibilità di incontrare il conte molto presto. Ora vai via. La sua curiosità è pericolosa. Il conte le chiarirà ogni dubbio rispondendo alle sue domande. Deve imparare a fidarsi di noi. Proprio come fai tu. Non è logico voler sapere il motivo per cui rischiamo le nostre vite. Per il bene dell'umanità, mio caro. L'uovo di zaffiro che ho visto nella mia visione purtroppo è un cattivo presagio. L'uovo di zaffiro è un simbolo di... Zia Maddie, se parli ancora dell'uovo di zaffiro mi metto a gridare. Gwendolyn. Le difficoltà temprano gli uomini. Presto lo capirai, ragazza mia. Ce lo auguriamo. I fondi del caffè. Verranno a prenderti dopo la scuola e ti porteranno alla loggia. Chiamami se c'è qualcosa che non va. E cerca di non farti incantare da Gideon Devie. Quei tipi di uomini non sanno far altro che spezzare il cuore. Ehi, Gwenny, puoi portarmi dal passato un uovo di dinosauro? Certo, un velociraptor o un tirannosauro? Gwendolyn, non funziona così, non è un gioco. Tu non hai capito l'importanza della segretezza della loggia. Pensi che zia Glenda sarà allergica anche ai dinosauri? Tu non hai idea in quali pericoli ci stai mettendo. Oh! Ieri Gideon era molto divertito dalle tue abilità. Noi due ci telefoniamo tutte le sere. Quel poverino non ha nessuno. Davvero? Mi ha chiesto di darti delle lezioni su come si cammina, come ci si siede e soprattutto come si beve il tè. Ma io gli ho detto che... Posso farcela da sola. Gli ho detto che sei una ragazza troppo ostinata e troppo sciocca per accettare questa mia offerta. Già, hai proprio ragione. È troppo importante per la nostra missione. Dovresti essere contenta, questo non è più un tuo problema, Charlotte. Signor Bernard, vada a prendere il mio vestito per il ballo all'atelier Walden Jones, gentilmente.
Jack lo squartatore si aggirava nell'East End. Se ti dovessi trovare lì, sappi che nel 1888 ogni uomo è un potenziale pericolo. La peste negli anni 1348, 1528 e 1664 fu particolarmente letale. Sembra davvero orribile. Mia madre ti ringrazia per la donazione. Almeno i gatti sono felici. Devo dire che il giornalismo investigativo mi riesce piuttosto bene. Quello che manca sono solo le foto. Foto dal passato, ehi, sarebbe forte. Sei riuscita poi a sapere qualcosa da Gideon sulla magia del corvo? Non lo so, io non ho nulla di magico. Non so volare e non ho neanche le visioni della zia Matty. Io credo che abbia a che fare con quella profezia su Rubino, ma è probabile che neanche la loggia sappia molto al riguardo. Insomma, forse sarà l'incontro con quel misterioso conte a chiarire la faccenda. Lui si è detto che è pericoloso. Qui c'è quello che ho trovato su di lui. Esperto di alchimia, occultista e compositore. Leslie e Gwendolyn Shepard, aprite immediatamente la porta e uscite. Ma lo sa che questo è il bagno delle ragazze, vero, signor Whitman? Gwendolyn, io ti avevo avvertita. Cosa? Dammi il raccoglitore. Gemme preziose, corvi, macchine del tempo. Il signor Whitman è uno di loro, sono ovunque. E anche il mio raccoglitore. Non ha boccato la scusa della relazione sulla metafisica. Avete fumato in bagno, non è vero? No, razza di babbeo, volevamo parlare in pace. Avete saltato la lezione solo per parlare, ragazzine. Mi chiedo che cosa le sia successo. Deve essere andata da un professionista. È molto carina, bisogna dirlo. Lei è e rimarrà sgraziata. Nessun cambiamento esteriore potrà mai nasconderlo. Gwen! Ehi, aspettami. Tu chi sei? Lasciate dunque che io mi possa presentare. James August Peregrine Pimplebottom. Con chi stai parlando? Come, con chi? Con quello strano tizio davanti a noi? Gwen, non c'è nessuno. Di nuovo qui? No, non è esatto dire di nuovo. Questo edificio appartiene da ben 3 generazioni alla famiglia Pimplebottom. La nostra scuola. Vedi davvero qualcuno qui? Ti parla? Che cosa sta dicendo? Che la St. Lennox appartiene alla sua famiglia. Perché tu non lo vedi? Forse è un fantasma. Sei un fantasma? Chi è questa strana creatura? Dovrebbe fare qualcosa contro quell'utensile che le circonda la chioma. Dice che sei molto carina. Che gentile. Oh, non la biasimo davvero. Invece è oltraggioso mentire. Quando sei nato, James? Bella domanda. Il 31 marzo 1762. 3 settimane fa ho festeggiato qui il mio 21esimo compleanno con un ballo davvero sfarzoso. Il 31 marzo 1762. Oh, forte! Un momento, penso di esserci stata. Lume di candele, musica di violini, parrucche da sballo. Chiunque conti qualcosa nell'alta società di Londra è venuto a pormi i suoi omaggi. Folle, puoi vedere i fantasmi. Come lo vedi? Trasparente o è bianco piuttosto? Tu per caso conosci un conte che assomiglia a questo? Ah, il conte di Saint-Germain. Che somiglianza incredibile. Anche lui è stato presente al mio ballo, un uomo dalla personalità affascinante. Si dice che sia in grado di leggere il pensiero e di penetrare nella mente delle persone. James, aspetta un attimo.
Sei innamorato di me, vero? Quella sì che è una vera auto. Magari la verità è che la figlia di Madonna frequenta la nostra scuola, in incognito naturalmente. Certo, e le hanno mandato una limousine così che nessuno potesse capire che è qui in incognito. Chissà se andrà al ballo con lei. Per me non c'è dubbio. Guarda, si è avvicinato. Le prende la mano? E la bacia. Devo ammettere che questo Devillier è davvero affascinante. Tieni. A me non impressiona. Gwendolyn! Sbrigati. La limousine ti aspetta. Scusate. Ciao. Ciao. Sei cresciuta durante la notte? No, Madame Rossini ha solo accorciato la mia uniforme. Andiamo, al conte non piace aspettare. Cossetto e gonna cerchio. Il corsetto non è fatto con le stecche di balena, ma è in fibra di carbonio ultraleggera. Voilà, in più le scarpe hanno le punte rinforzate, migliorate appositamente per l'autodifesa. Bene, un abito da sera completo, très élégant. Sono un genio. Devi assolutamente riferirmi cosa indosserà il conte, ok? Per favore, sta ferma, non ti mangio mica. Oh, voilà. È un abito incredibilmente bello. Sei già andata al bagno, non è vero? Cara, hai idea di come fare pipì con un abito del genere? Hai mai visto i bagni nel XVIII secolo? Veramente? Bonjour, madame. Mademoiselle. Bien, e ora il cappello. Très chic, eh? Sembri davvero molto autentica. Disse un ragazzo in calzamaglia. Ti consiglio di stare attento alle smagliature. Monsieur Gideon, avevo preparato io stessa le sue calze color giallo canarino. Lei è un piccolo ribelle. Erano troppo vivaci. Sì, ma nel periodo rococò gli uomini indossavano abiti vivaci. Oh! Oh! Aveva quell'uomo? La morte nera, conosciuta anche come peste. L'annerimento della pelle indica la necrosi dei tessuti. Non avere paura, sei stata vaccinata. Non possiamo portare il vaccino. Non dobbiamo interferire. La volontà della loggia è chiara, è una selezione naturale, vitale per la formazione del patrimonio genetico umano. Una selezione naturale? Che cosa siete, mostri oppure spietati fanatici? Vedrai, il conte è molto particolare. Davvero legge nel pensiero? Come? Chi te l'ha detto? Se lo sa fare, non me ne sono accorto. O forse non era interessato ai miei pensieri. E se tentasse di leggere i miei? Prova a non pensare a niente, o a qualcosa di banale.
Non dovrebbe esserti difficile. Di banale. Non preoccuparti, non ti lascerò sola, Gwendolyn. È una minaccia? No, è una promessa. Lord Brompton, lasciate che vi presenti il pro-pro-pro-pro-pronipote del mio pro-pro-pronipote, Gideon de Villiers. Lord Brompton. Trovo che la mia discendenza abbia conservato magnificamente il suo splendore. Un bellissimo ragazzo. Caro conte, cercate di nuovo di impressionarmi con le vostre incredibili storie. Divertente, molto divertente. L'heure du rubis est arrivée. Nous avons malheureusement préparé la mauvaise personne pour la mission. Non parli per niente francese. Sì, certo. Salut, bonjour, ça va? Croissant, le conte. Sbaglio o sembra che i guardiani del vostro tempo non prendano più il loro lavoro con la dovuta serietà? Troverete le risposte in questa lettera. Quindi voi siete Rubino. Qual è la vostra magia? Che cosa vi rende speciale, ma petite fille? Credo di non avere niente di speciale, monsieur. E allora che cosa ci fate qui? Ho da porvi una domanda. Che accade quando il cerchio di sangue si chiude? E questo che cosa c'entra con me? Magnifique, davvero magnifique. Uno spettacolo a dir poco eccellente. Non credo che siate nella condizione di comprendere minimamente a che cosa porterà. Il sangue femminile è decisamente più pigro del nostro. Il mio sangue non è affatto pigro. Che cosa dice la profezia sul Rubino? E anche l'acutezza femminile è inferiore a quella maschile. Non siete forse d'accordo con me? Stimato conte, questa impertinente ragazza è sfacciata a tal punto da volervi provocare. Io amo le donne finché non si mettono a pensare. È solo un vecchio rimbambito. Da lui non avrò alcuna risposta. Dimenticate le domande. Mm? L'unica cosa a cui dovete essere preparata è seguirmi. Legge i miei pensieri. Pensa a qualcosa di banale. Presto! God save our gracious queen, long live our noble queen, God save the queen. Ragazza! Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. Il vostro orgoglio nazionale è lodevole, ma ora l'Inghilterra è governata da Giorgio III, quindi dovreste cantare Dio salvi il re. Gideon. Presentazione, devo dire, davvero incantevole, gentile mademoiselle. Qui c'è la nostra regina Elisabetta II e nell'ultimo anno di scuola, durante una sua uscita ufficiale, Leslie è riuscita anche a farsi autografare il libro d'inglese. Credo che dovremmo confiscare questo affascinante apparecchio. Attenzione, elettrico! Comunque abbiamo un primo ministro. È un parlamento con i deputati scelti dal popolo, incluse le donne. E tutte le persone hanno pari diritti. Mademoiselle, e inoltre... questo è alto tradimento. Cosa? No, avete capito male. Lunga vita la regina. Davvero, il primo ministro è totalmente inutile. Nella torre con siffatti traditori. Come prossimo passo accetterete l'indipendenza delle colonie e sosterrete l'abolizione della schiavitù.
Purtroppo ora dobbiamo andare. Non permetterò in nessun modo che si violino le mie regole, chiaro? Mi avete capito bene? Sì! Au revoir, mes enfants. Andiamo. È maledettamente pericoloso. Mi ha quasi strangolata. Cosa ti ha detto sul cerchio dei 12? So meno di quanto tu creda. Cosa? Lo fai da così tanti anni e non sai neanche il motivo. Non capisco. Di che cosa avete parlato allora? Della tua magia. Il rubino è raffigurato sempre come qualcosa di speciale. Ai suoi occhi sei apparsa troppo comune. Non è mia intenzione offenderti. Ho detto comune non nel senso di semplice, ma di qualcosa come mediocre. Come mediocre, certo. Non puoi farci niente. Tu non mi conosci affatto, Gideon. Conosco un sacco di ragazze come te. Siete tutte uguali. Vi importa solo di vestiti e di cantanti di qualche band famosa. Vi sbigliate sempre e andate in bagno in coppia. Sì, è chiaro. Ora ho capito. Non hai neanche avuto l'occasione di conoscere una ragazza come me. Sì, perché dovevi declinare i verbi francesi, ballare la gavotte e imparare tutti gli eredi del trono inglese. Sai una cosa, mi sono stancata. Ne ho abbastanza. Ehi, fermatevi! Fermatevi! Dove siamo? A Hyde Park. C'è qualcosa che non va. Resta qui! Siete, che cosa volete da noi? Piano! Fermi! Così, bravi! Raccomandate la vostra anima. Gideon! Dovevi restare nella carrozza. Alzati, la gente ci guarda. È stata una mossa sconsiderata e pericolosa. E maledettamente coraggiosa. Credi? Credi che sia morto? Sono un'assassina. Ti sei giustamente difesa, Gwendolyn. O meglio, hai difeso me. Certo, non che ce ne fosse bisogno, ma... Sì, che ce n'era bisogno. Signor difesa a 360 gradi.
Fai un bel respiro e dimentica tutto. Dimentica tutto. Davvero. Dimenticherò anche che ho ucciso un uomo. Dimenticherò anche che la mia intera vita è cambiata. Anche questo dovrei dimenticare. E dimenticare anche che un arrogante e presuntuoso narcisista con i calzettoni di seta cercherà di darmi degli ordini, sebbene io abbia appena salvato la sua patetica vita. La sai una cosa? Ne ho davvero abbastanza. Tutti mi disprezzano, persino tu. Beh, già che ci siamo, anche io ti disprezzo. Aspetta. Madame Rossini si arrabbierà per i vestiti. Le spiegherò cosa è successo. Dovremo arrivare a tempo a piedi, non ho denaro con me. Sei incorreggibile. Ti ha fatto male. Ma va, è solo un graffio. Già non sanguino più. Non sarebbe dovuto accadere. Avevano tatuato lo stemma dell'Alleanza Fiorentina. Erano uomini dell'Inquisizione. Perché ci volevano uccidere? Non sono una strega. Parliamo di un'antica disputa. Clero contro illuministi, chiesa contro alchimia, fede contro scienza. Bene contro male. E mi dica, noi siamo i buoni o i cattivi? Giorgio, la prego, Gwendolyn è esausta. Per oggi basta così. Mi piacerebbe tanto andare via, dove nessuno mi può trovare. Non puoi scappare. Siamo troppo dipendenti dalla loggia e dal cronografo. Ci hanno in pugno. Ma non possiamo continuare come se non fosse accaduto nulla. Buonanotte. No, non possiamo. Dobbiamo cercare la profezia, Gideon. Sta accadendo tutto quello che ha detto Lucy. Grazie. Per cosa? Credo proprio che tu oggi abbia salvato la mia patetica vita. Thank you.
Pensavo che di sera chiamassi sempre Charlotte. Sei gelosa? Io continuo a sognare. Dove sei? Sono preoccupato per te. Da quando sei arrivata hai combinato un disastro dopo l'altro. Sai una cosa, hai ragione. Devo scoprire che cosa dice quella profezia. E dove pensi di cercare? Questo è il vero problema. Aspettami. Ti raggiungo subito. Credo che... Sto arrivando. Dove vorresti andare? E a quest'ora, poi? Non posso dirlo. Avanti, torna a letto. Mamma, devo capire che cosa mi sta accadendo e che cosa mi attende in futuro, capisci? Io sono coinvolta e tu non puoi aiutarmi, maledizione. Ti prego, fidati di me per una volta. Che cosa succede? Dove vai, Gwendolyn? Che cosa stai combinando? Dovrò avvertire la loggia. Non puoi fare quello che ti pare. Ah, Charlotte. Ehi! Andiamo, bisogna dormire per restare belle. So show me a world full of color. Let's create a masterpiece and light up the dark. Won't you light up the dark? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark for me? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark for me? Bonsoir, Mademoiselle Shepard. Non dovevate lasciare il vostro letto per raggiungermi a quest'ora. Vieni, so da dove cominciare. L'archivio segreto della loggia. Qui troveremo qualcosa. Guarda questo, l'ho trovato in uno dei viaggi nel passato. È di mio nonno Lucas. Il sangue romperà il lucchetto e troverai ciò che è stato scritto su di te. Fidati della tua magia. Sembra parli della profezia, ma perché ha scritto questo? Se proprio vuoi saperlo, non ne ho davvero la minima idea. Ascolta, l'eredità del conte si trova sopra le teste del drago. Eredità sembra suonare come profezia. Profezia. Il conte ha lasciato in eredità alla loggia le profezie. Fammi vedere. Sopra le teste del drago. Devono trovarsi nella sala del drago. Nella sala del drago. Aspetta, c'è ancora dell'altro. Alcune delle gemme furono rubate e depositate nella Banca d'Inghilterra nel 1943. Perfetto, ora dobbiamo anche scassinare una banca. O prenderle prima del 1943. Che fortuna poter viaggiare. Cavolo, ha chiuso la porta. Sono sicuro che George qui dentro nasconde biscotti e whisky. Potrei renderti più accondiscendente con dell'alcol. Considerato che resteremo qui, continuiamo a cercare. D'accordo, mi metto a cercare i biscotti. Che cosa ci fate qui? Avete passato qui tutta la notte? E cosa stavate cercando? Le vostre azioni avranno delle conseguenze.
Lei ha detto che mio nonno Lucas era un buon amico. Sì, il migliore che abbia mai avuto. Lui mi ha lasciato un messaggio che stiamo cercando di decifrare, ma abbiamo bisogno del suo aiuto. Non posso crederci, un messaggio da parte di suo nonno. È fantastico, signorina Gwendolyn. Non posso in alcun modo deludere mio nonno. Dobbiamo andare nel passato e ci serve il suo aiuto adesso. Data di destinazione 24 dicembre 1942. Questa volta la parola d'ordine è Kyrie eleison. Durante il Natale c'è un'insolita calma in questo luogo. Pronta? Se lo sei anche tu. Tutto tranquillo. Vieni. Felice Natale 1942. Il sangue aprirà il lucchetto. Perché è tutto riconducibile al sangue? Dammelo. L'osservatorio. Sono immagini delle costellazioni. Ma che cosa significa? Qui c'è un corvo. Il rubino. Il rubino che ha la magia del corvo nel cuore chiude il cerchio dei dodici in sol maggiore. Portato sulle ali del vento sente il canto dei morti. Il canto dei morti. Va avanti. Con il sole morente tutto si modifica. Con la morte del corvo si manifesta la fine gloriosa. Il corvo? Sei tu? Che significa? Continua a leggere. Gocce di sangue color rubino cadono su un terreno di neve, mostrando la gelida morte del corvo nella prima luce. La gelida morte. Credi che morirò? Ne manca un pezzo. Sono lassù! Ok, fingiamoci dei comuni ladri.
su un terreno di neve, mostrando la gelida morte del corvo nella prima luce. Non avevi promesso di seguirmi incondizionatamente? Non riuscirai a sfuggirmi. Tutto qui ciò che sai fare è questa la tua sciocca magia. Portatemi dalla ragazza e vi dirò tutto. Svegliati, non puoi addormentarti. Perché sei qui? E come ci sei arrivato? Io gioco qui. Mi ci ha portato mio fratello maggiore. Non hai freddo? No. Come si esce da qui? Hai bisogno di una chiave. Non ne possiedi una. Lucia ha detto che ce l'hai tu. Proprio quella. Esigo una spiegazione, subito. Avete già trovato Gwendolyn? Non è insieme a lei? Che cosa è successo? Dobbiamo cercarla. George, venga con me. Informa subito Falk de Villiers. All'osservatorio, presto! È in ipotermia. I suoi segni vitali sono ridotti al minimo. Trovate Gideon e non lasciatelo avvicinare. La gelida morte del corvo. Così è scritto nella profezia. Dobbiamo lasciarla dormire? Avete trovato Gwendolyn? Lei dov'è? Gelida, dobbiamo scaldarla. Che cosa fate lì impalati? Dobbiamo aiutarla. Dottor White. Oltre all'assideramento, ha riportato un taglio alla testa. Un trauma cranico e numerosi lividi. Dipende tutto da quanto velocemente si sveglierà.
Lei non morirà. È più forte di quanto immaginiate. Ci saranno delle ripercussioni. Se ci saranno delle ripercussioni, quelle ricadranno solo su di te. La cerchia interna della loggia saprà tutto. Si calmi. Rimanga con lei. Rimanga con lei. Ho bisogno di te. Gideon. Così preoccupata per te. E io che ho sempre pensato che fosse divertente viaggiare nel tempo. Sì, a volte può esserlo. Nel XVIII secolo organizzavano feste da sballo. Ti ci porto. Io ho visto noi due. Eravamo ad un ballo e indossavamo delle parrucche. E hai anche visto come eravamo nei guai dato che tu non sai ballare? Posso insegnarti io, sono un bravo ballerino. Oppure prima dovrei sfidare a duello qualcuno dei tuoi ammiratori. Ogni ballo con me è più pericoloso di un duello. Ne vale il rischio. Cosa faremo se il resto della profezia si rivelasse peggiore? Non importa, perché il nostro destino è nelle nostre mani. Mi prenderò io cura di te. Oh, finalmente si è svegliata. Ma che sollievo, signorina Gwendolyn. Si sente bene? Sì. Nei suoi documenti non c'è scritto nulla riguardo ad una sedicenne che le ha suonate di santa ragione al conte. Può essere che il conte abbia messo a tacere questo avvenimento. Sia forte, Gwendolyn. Il futuro non è ancora stato scritto. Ecco qui, sono un po' scure, ma spero che vadano bene lo stesso. Non ci posso credere. Una foto del XVIII secolo. Dovresti organizzare una mostra. Il signor Whitman ha bocciato il mio articolo sui viaggi nel tempo. Dice che ho troppa fantasia e dovrei farmi visitare da un dottore. Ti pare? Ma l'importante è che tu stia bene. Leslie, dai, vieni. Arrivo subito. C'è un'altra cosa. Un'altra cosa? Ciao. Ciao. Dai, parla. Sembra che la loggia ti fornirà l'abito per il ballo più bello di tutta Londra. Grazie. Devo andare, a dopo. Sei bellissima col vestito di Lucy. Vieni. Voglio mostrarti una cosa. Nonno Lucas, mi piace il ritratto. E? I Crotus X alta. Vale a dire dimostra ciò che sai fare.
è il motto della nostra famiglia. Lo dimostrerò. Sei nata sotto una buona stella, Gwendolyn. Chi è quello? Quello? È Robert, il fratellino di tuo nonno. È una storia triste. Da bambino è caduto dalla finestra di Temple. Credo d'aver capito qual è la magia del corvo. È davvero carino il tuo accompagnatore. Vai. Se le farà del male se ne pentirà. E nessuna loggia segreta potrà mai proteggerlo. Con lei. Non doveva venire con Charlotte. Non eravate le sole a sottovalutarla. Non è un appuntamento. Lavoriamo insieme per il giornale scolastico, intesi? Sei ancora furiosa con me, Gwendolyn? Cosa ti aspettavi da una ragazza comune come me? Tu non sei comune, Gwendolyn Shepherd. Che cosa hai detto? Non ho sentito bene. Non ti serve alcuna magia speciale quando sei con me. Mi piace l'idea di quel Gideon con Gwendolyn. Può avere bisogno di qualcuno che la difenda. Le nostre strade si incontreranno di nuovo. Sì, questo è solo l'inizio. Non voltarti, ci stanno seguendo. Corri! Lo sei anche tu.
on a tightrope, waiting for the big show, hoping I can do it all over again. And fill me up with the glorious words you say, and make me part of the wonderful games you play. It's gonna be faster, faster, harder, harder, a better version of me. Gonna be crazy, sexy, louder, edgy, a bigger version of me. But you don't know what it means.